Mezz'ora al TG, in collaborazione con Istituto Banco di Napoli, Istituto Universitario della Mediazione Academy School, Hotel Romeo, Aldo Coppola. Ogni anno ci sono all'incirca 300.000 ragazzini che hanno il sogno di entrare in una squadra di calcio, di iniziare a giocare. Semmai questi sogni si infrangono. Abbiamo in collegamento telefonico Giovanni Di Marzio. Gianni, sei napoletano, allenatore di calcio, ne hai viste di tutti i colori, ancora ne vedrai. Io ho detto sogni infranti di questi ragazzini? Ma indubbiamente c'è chi arriva a poter realizzare il proprio sogno e tantissimi invece che non riescono perché si dedicano solo esclusivamente al calcio e quindi praticamente lasciano gli studi, anzi non li intravedono neppure perché per loro la scuola calcio è il loro massimo obiettivo. Gianni, ricordi l'epoca di Maradona, il giovanissimo Maradona che poi sei stato il primo a scoprire? Sì, Maradona allora già era un ragazzino che prometteva, che dava delle più che delle promesse, dava delle certezze, perché subito dopo, quando l'ho visto io, andò immediatamente in nazionale, nel Nazionale Juniors, che vinse poi il campionato del mondo in Giappone. Certo, Maradona è una divinità, Maradona è un calcio che comunque non fa una regola, capito? Costato 13 miliardi di lire all'epoca. Ma io no, fu pagato quando arrivò a Napoli, ma quando l'ho visto io costava 240.000 dollari, che erano 200 milioni di lire, quindi quando aveva 16 anni, poi arrivò a Napoli, invece che c'era un giocatore maturo, era stato già al Boca e poi era stato anche al Barcellona, per cui già era un giocatore già più o meno affermato, diciamo così. Certo, per quello che era il suo valore, con le cifre di oggi fu pagato poco. Poco, pochissimo. E invece occhio lungo anche con Cristiano Ronaldo. Eri andato a vedere una partita, ma ti è balzato subito all'occhio. Ma lui era giovanissimo, aveva fatto appena 3 spezzoni di partite, mi ricordo che era un ottobre del 2002. Cioè la partita era da vedere un giocatore, Pere Savallori era responsabile dell'area est della Juventus e quindi andai per vedere un giocatore e vidi lui perché innanzitutto lo più giovane di tutti era un 1982, immagino 82 nel 2002, aveva appena quasi 17 anni, non ancora compiti. E mi impressionò perché il Cristiano Ronaldo di oggi era quello di ieri, oggi con maggiore esperienza, con maggiore malizia, però la qualità si vedeva subito. Io sono stato fortunato a trovarmi al momento giusto, al posto giusto, come è capitato per Maradona, come è capitato per Tevez, per Mascherano, per Agüero. Messi invece l'hai visto in un torneo di giovanili, sempre nazionale giovanili, in Colombia? Sì, a Messi lo vedi nell'eliminatoria, non giocava solo poco, l'allenatore lo faceva giocare pochissimo, tra l'altro questo allenatore poi è diventato anche lui importante, perché adesso allena la nazionale della Colombia, Peckerman, che lo considerava abbastanza fragilino in una nazionale dove però c'era Lavezzi, che poi venne a Napoli, e c'era Barrientos, che giocava al posto suo, quello che sostanzialmente poi anche in Italia ha dimostrato di essere un ottimo giocatore a Catania, e quindi a lui lo facevano giocare poco, ma a me non interessava più di tanto. Io intravidi lui delle qualità così anche nella prospettiva europea e quindi ha intravisto qualità anche in Ibrahimovic, che in realtà era la fotocopia di Trezeguet, diceva la Juve. Sì, perché almeno fisicamente, però aveva caratteristiche diverse. Questo era uno dei motivi che a Torino dubitavano di prenderlo, perché forse pensavano che non potesse accoppiarsi bene, che non era funzionale con Trezeguet. Invece Ibrahimovic era un giocatore, e lo è ancora, tecnicamente molto valido, cioè a piedi diciamo brasiliani, poi svariava su tutto il fronte d'attacco come fa adesso, si abbassava, attaccava lo spazio, e anche lì come Messi non giocava più di tanto. Perché il vincolo di questi giovani calciatori con le loro società consente loro di essere poco liberi? Non ho capito questa domanda. Il vincolo di questi giovanissimi con le società li mette nella condizione di non essere liberi?
No, dipende dalle società, hanno i cosiddetti le cantere, sono i vivai, sono lì le foresterie come le chiamavano in Italia, nel senso che vivono lì, vanno a scuola, si allenano, fanno anche la parte ginnica, è chiaro che poi al finale si tirano le somme, quelli che sono bravi vanno avanti, quelli meno bravi cominciano un po' a mollare, i tempi certo sono questi, non è che abbiano tanto tempo per divagarsi, però lo svago è quello che il calcio è quello che in effetti a loro gli piace, è un po' la malattia che abbiamo tutti quanti noi, Gianni, però non grazie, grazie di essere stato con noi, grazie mille. sì, grazie a voi, grazie per il momento. Saluto il mio studio, Luigi Liguori, Giuseppe Delle Donne, Massimiliano Tascone, Luigi, le norme federali non sono semplici. Si imbattono con società che non sempre cercano di far andare avanti un determinato calciatore piuttosto per i propri interessi, e c'è una differenza comunque da fare tra il calcio professionistico e quello dilettantistico, visto che i giovani calciatori entrano nelle squadre professioniste e firmano un loro primo cartellino a 14 anni per poi concludersi nel 19° anno di età, mentre per quanto riguarda invece i dilettanti restano un po' bloccati. E fin quando la società non decide di liberarli, di svincolarli, loro sono un po' prigionieri delle stesse società. Delle donne, il problema potrebbe essere che questi ragazzini non sono sufficientemente protetti, mi spiego, in Italia sono oltre 7.000 e ci sono una infinità di scuole calcio e le rette sono anche piuttosto Il alte. discorso è un po' complesso, purtroppo il calcio, diceva un mio vecchio maestro, è una fabbrica di illusioni per questi bambini. È complesso nella misura in cui un giocatore legato a queste scuole calcio da un vincolo che viene, può essere solo rescisso dietro un pagamento di un premio prestabilito a meno che di accordi diversi. Il problema è anche che non sarebbe comunque giusto togliere un ragazzo ad una scuola calcio che lo cresce per diversi anni spendendo anche parecchi soldini per prepararlo in maniera gratuita. Il discorso è che la federazione forse dovrebbe un attimino stabilire dei criteri, dei principi per stabilire quale scuola calcio può effettivamente fare un certo tipo di discorso. Tascone, l'ambizione di questi ragazzini è l'azzurro. Assolutamente, il sogno che è da coronare, ma francamente pochissimi arrivano a realizzarlo, ovviamente. E per quale motivo? Innanzitutto non tutti hanno le stesse capacità. Noi quello che proviamo a spiegare ai genitori innanzitutto e poi anche ai ragazzi di andare bene a scuola, che è la cosa fondamentale. Poi c'è un rettangolo Lei ha verde. specificato ai genitori, perché hanno un ruolo Assolutamente, solo fondamentale. che educare i genitori francamente è molto più difficile che educare dei bimbi di 12, 13, 14 anni. Il business delle scuole calcio è di 7.189, ne sono in Italia? Un numerone, Tantissime, una cifra, troppe. veramente troppe. Eh beh, sì. Abbiamo in collegamento telefonico Antonio Di Battista, coordinatore del settore tecnico giovanile del Pescara. Anche lì immagino che ci sia questa forte esigenza di andare in azzurro. Il sogno di ogni ragazzo. Tra gli 8 e i Io 13 anni, poi dai 14 ai 16 c'è uno sviluppo diverso, mi immagino la nazionale. No, io parlo coronare un sogno di vestire la maglia della nazionale, a prescindere poi dalla categoria, se quella, non so, under 17, under 19. Lei come fa a individuare le potenzialità di questi ragazzi? Ma le potenzialità, sicuramente guardare soprattutto gli aspetti coordinativi, le abilità tecniche, capire da un punto di vista, diciamo, fisico-atletico le qualità che ha, quelle le qualità che oggettivamente si possono valutare. Poi è normale che un ragazzo, nel momento in cui lo porti, nella tua squadra, riesci a capire anche la sua capacità di apprendimento, se è un ragazzo che metabolizza quello che il mister che dice, ecco, tutto qua. L'Italia è libera in questo senso? O è meglio andarli a prendere fuori questi straordinari pezzi da 90? Ma diciamo che in Italia uno dei problemi, secondo me, è che è diminuito il contatto col pallone, non c'è più la strada, non c'è più l'oratorio.
e quindi ci si allena sempre di meno. Noi dobbiamo recuperare questo svantaggio rispetto magari ad alcune nazioni come le nazioni del Sud America. Io ad esempio sono stato in Uruguay e non ci sono scuole calcio, i ragazzi giocano nei campetti di periferia, gli addetti ai lavori vanno lì e vedono poi il ragazzo che ha le qualità per poter arrivare in alto. Grazie di essere stato con noi. Invece noi siamo andati in una scuola calcio di Casoria, la scuola Luigi Vitale, ha fatto una trade union con il Milan, vediamo. Ma io non credo che Napoli faccia questo tipo di affiliazioni, anzi sono convinto che non li fa. Abbiamo avuto questa possibilità di affidarci al Milan, l'abbiamo fatto volentieri, anche poi grazie al Milan, grazie ai nostri tecnici, anche al lavoro di selezione che abbiamo fatto a luglio, oggi abbiamo quasi 400 iscritti. Che sia legittimo sognare, su questo non c'è ombra di dubbio, poi ci sono i talent scout, vero? Sì, questo sì, vabbè, c'è chi lo fa per professione e chi lo fa abusivamente. Anche diciamo. I genitori sono talent scout. Soprattutto i genitori. Tutti i genitori cercano di spingere il proprio figlio. Non è sempre positivo, infatti prima Massimiliano ne parlava, anche perché i ragazzi hanno bisogno di capire che quando entrano in campo vanno in campo per uno sport e per divertirsi. Io quello che dico sempre è una passione che probabilmente diventerà professione, ma il calcio è come un imbuto, partono in tanti e ne arriva uno solo. Tascone, io ricordo una inchiesta, ce l'ho qui davanti a me, per sommarie memoria, la Mariano Keller. Ricordiamo cosa è accaduto, un'inchiesta dove c'era il coinvolgimento della criminalità organizzata. Quanto è vero e quanto è possibile che i ragazzi per entrare in una scuola calcio sono costretti a pagare un X quota, e B, come è possibile che una scuola calcio faccia intrufolare la criminalità organizzata dove dovrebbe esserci invece proprio la purezza e limpidezza, cosa che non vedo quasi da nessuna parte. Sul secondo punto francamente non mi pronuncio, perché non è la nostra scuola calcio. È una scuola calcio che ha avuto una certa valenza per un bel periodo storico, ora sta passando delle vicissitudini che francamente esulano nel discorso sportivo, non sono in grado di entrare nella vicenda. Non sono d'accordo sul punto che i ragazzi sono costretti a pagare una retta, cioè alle spalle di un'organizzazione di una scuola calcio bisogna prendere, fittare i campi, vestirli, tesserarli, assicurarli, pagare gli istruttori. Una scuola calcio media, con le dimensioni forse nostra, medio-grande, cioè è un budget che gira intorno ai 100.000 euro all'anno. Se non pagano i genitori è una cosa che francamente non si riesce a sostenere. Però bisogna anche dire un'altra cosa. Io ho parlato non propriamente di retta, io ho parlato di mazzetta, che è un'altra cosa. No, di mazzette francamente non... No, non se ne sente manco le voci? No, su, diciamo no, non prendiamoci in giro. Diciamo non nelle scuole calcio. Diciamo sicuramente non nelle scuole calcio, questo è un malcostume che sta uscendo fuori negli ultimi periodi. Proprio perché la fabbrica di illusioni di cui parlavo prima, i genitori credono che attraverso un loro figlio calciatore possano risolvere qualsiasi tipo di problema e ricorrono a qualsiasi mezzo, ma questo... C'è nel calcio come c'è in tutti gli ambienti della vita, purtroppo. Abbiamo in collegamento telefonico Paolo Ghisoni, giornalista Sky, ideatore del libro La Giovane Italia, un bellissimo progetto editoriale, circa 500 calciatori che nelle prossime stagioni potrebbero spiccare il volo verso palcoscenici prestigiosi del calcio professionale. Ma ce n'è uno napoletano, no? Dico tra quei 500. Ce n'è uno no, strano, Paolo? Ce n'è, c'è, però non si può dire. Oh oh. Perché sennò svegliamo il libro, no, ma a parte gli scherzi, ci sono, però non facciamo, tanto a livello ricerche la campagna è quella che fornisce nel database 500 giocatori più ragazzi per quanto ci riguarda, stando alle ricerche che facciamo. Sì, però non mi piace fare nomi, proprio perché ho sentito dei termini condivisibili, tipo fabbrica delle illusioni, tipo anche il malcostume delle mazzette che... Sono entrato incidentalmente in corsa, ma ahimè anche nelle scuole calcio esiste. Quindi sarebbe fare un torto a chi c'è non citarlo. Diciamo solo che di quei 500 statisticamente ne arrivano il 5% in Italia. Quindi facciamo un lavoro da un po' di tempo, perché speriamo che possa essere anche
ispiratore. Paolo, a tuo avviso le famiglie dietro questi giovani sognatori, che poi semmai non sono solamente sognatori, ma perché arrivano a raggiungere degli obiettivi, quanto conta? Nel senso, la mazzetta certo non è che la dà il ragazzino. No, no, ma adesso tralasciando il discorso della mazzetta, che oggettivamente fa un po' storia a sé, si è parlato adesso in questi ultimi giorni del trasferimento di Scamacca al PSV, non penso che i genitori siano andati, diciamo, col portafoglio vuoto in questa operazione, perché purtroppo hanno un grado di influenza e di influenzabilità altissima. Però l'80-90% di quelli che contattiamo a livello chiaramente istruttori, a livello allenatore, a livello responsabile, ci dicono che purtroppo il ruolo del genitore è deleterio, proprio perché c'è un modo di essere quasi un arrivato sociale, no, il figlio, e l'ultima tendenza purtroppo è un fattore sociologico, cioè non esistono più gli oratori, quindi un ragazzino quando va alla scuola calcio perché non sa dove essere indirizzato, anche per motivi di serietà e di paura dei genitori, lo porta alla scuola calcio perché almeno è un ambiente protetto. Il problema è che nella scuola calcio ti indottrinano sin dall'inizio con i cinesini, con esercizi tattici, con altre cose che nella mia generazione non esistevano. Andavi all'oratorio, giocavi 8-10 ore come volevi tu, con squadre miste, facevi un po' il bello e il cattivo tempo. Paolo, la giovane Italia invece com'è nata? Arrivano arrivo alla parte più importante. I genitori sono lì, i genitori vedono e non possono non essere coinvolti in questo meccanismo, quindi alla fine sono quasi più vittime se non hanno una preparazione culturale e sportiva adeguata, piuttosto che carnefici. Questo è il sunto. Non c'è dubbio. La giovane Italia come nasce? Arriva una telefonata così all'improvviso? Ma sì, non è nemmeno troppo leggenda, arriva una telefonata di uno dello staff, di un allenatore dello staff di Mourinho che ci ha chiesto un'informazione quando allora io e Stefano Amaro facevamo il campionato prima era su un giocatore della Regina schierato a San Siro in maniera così non calcolata, e Mourinho non sapendo chi fosse, non sapendo che caratteristiche avesse, ha pensato bene di dire ma chi è questo. Daniele Bernazzani, che nello staff dell'Inter mi conosceva perché ha allenato la primavera, e mi ha fatto una telefonata. Io ero in chiusura di una telecronaca, ho visto questo numero alle 2:30, ho detto ma è possibile che prendi una partita, questo mi telefoni. La motivazione era questa. Da lì il ragionamento è il Mourinho sa tutto, no? E poi alla fine è nato calcisticamente imparato, se non sa lui il campionato italiano o di giovani italiani, vuol dire che c'è una grossa fetta di possibilità ispiratrice. E di lì poi anche la giovanitalia.net. Sì, quello è il sito che abbiamo voluto corredare, diciamo, di attualità, perché l'almanacco è un prodotto cartaceo statico, quindi esce una volta all'anno. Noi lì, anche perché facciamo un esempio attuale, appena un ragazzo esce e noi non l'abbiamo calcolato, poteva essere il verde della situazione, poteva essere chiunque, insomma, sbrista del Vicenza. Fortunatamente adesso le maglie dell'almanacco sono sempre più strette, perché siamo in tanti, però serve per adeguarsi all'attualità, per stare un pochettino ai passi, al passo, speriamo, con i ragazzi che escono italiani più in fretta e più come dire maniera no, ma dico più, tra i 500 sono tutti italiani? No, tutti noi evviva. Facciamo un lavoro, si chiama la Giovane Italia proprio perché noi vogliamo come dire, non scivoliamo su le bucce di banana ultime, però vogliamo fare un po' da contraltare all'esterofilia dominante, cioè siccome in Italia oramai siamo vicini alla percentuale del 65%, noi cerchiamo di valutare e di dare visibilità al restante 35%, anche perché diciamocelo francamente, voi ne sapete anche qualcosa, a Napoli insomma tippe ne arrivano, quindi probabilmente fa parte di un calderone dal quale siete partiti nel ragionamento. Grazie di essere stato con noi. Tutto quello che abbiamo detto
tra i 500, secondo lei, quanti ce ne sono di napoletani? No? Che è la cosa più parecchi, importante. Ce ne sono parecchi, di cui qualcuno veramente credo di grossa prospettiva. Però Ghisoni ha detto una cosa, di questi 500 in Italia ne arrivano il 5%. Io credo che sia da importante sottolineare in Italia, perché? Forse da qualche altra parte questa percentuale sarebbe molto più ampia. In Italia c'è una resistenza assoluta nello sfruttare i giovani, il potenziale dei giovani. Siamo il paese che vuole cambiare sempre tutto, ma dove non si cambia alla fine mai nulla, e il calcio rientra in una di queste cose. In Italia un ragazzo di 18 anni è ritenuto già giovane, in Sud America ha fatto già due campionati in prima squadra. Invece quella maglietta che ci racconta? Ma te racconta a parte un pezzo di cuore, chiaramente. 25 anni di storia che cadono proprio quest'anno. È una maglietta celebrativa che indossano i nostri ragazzi, sono oltre 250 quest'anno. E racchiudo un po' il tutto, insomma, il grosso merito, che poi apro e chiudo, la cosa nasce con mio padre, insomma, sono relativamente giovane, tra virgolette, non anagraficamente, ma come impatto sportivo. E lì sono i due scudetti, noi siamo l'unica società in Campania che riesce a mettere insieme due titoli consecutivi nella categoria giovanissimi, gli anni 2000 e 2001. Chiusura abbiamo Ciro Venerato. Ciro, hai un compito arduissimo, di concludere la puntata sulle giovani leve del calcio. Abbiamo parlato veramente di tutto lo scibile possibile e immaginabile, compreso le mazzette. Ci devi dare un titolo. Ti ho sistemato. Beh, innanzututto buonasera. Buonasera. Volevo salutare con particolare affetto Massimiliano, che è figlio di un uomo che a me ha dato tanto, Carmine Tascone. Ho iniziato a fare il calciomercato. La prima persona che mi dava delle dritte era il papà di Massimiliano, quando mi occupavo di mercato di Serie C per il Roma di Napoli nel 1990. Ciro, io adesso ti do degli elementi, siamo proprio in chiusura, quindi veramente ai tempi strettissimi. Dimmi. Mazzette, famiglie dietro questi calciatori che forse un giorno non vedranno mai un azzurro, ma lo sognano profondamente. Parliamo solo di una stragrande maggioranza che viene sfruttata. Le società che sono alle spalle, penso che possa bastare. Ah, anche la criminalità organizzata ci ficchiamo dentro. Mi vuoi dare un titolo? Sì, ma... parafrasando il ratto delle Sabine, io chiamerei il ratto dei sogni, nel senso che c'è purtroppo tanta cattiva gente nel regno di Opalla, parafrasando Brera, che vende sogni e vende fumo magari a molti virgulti, semplicemente per stappare soldi ai genitori e promettendogli un Eden che purtroppo non ci sarà. Ciro, grazie di essere stato con noi. Io ringrazio i miei ospiti in studio, puntata molto movimentata, ricca di straordinarie presenze, grazie ancora, ci vediamo puntuali martedì prossimo con Mezz'ora al TG. Arrivederci. Mezz'ora al TG, arrivederci da Istituto Banco di Napoli, Istituto Universitario della Mediazione Academy School, Hotel Romeo, Aldo Coppola.